Ciao, benvenuti sul canale di Yoga. Io sono Barbara. Oggi vi presento una pratica adatta al risveglio, quindi adatta al mattino. Vedremo soprattutto esercizi di pranayama che avranno l'obiettivo di andare a riequilibrare il dosha vata predominante in autunno e anche quello di risvegliare e riscaldare il corpo con energia. Quindi ti consiglio di effettuare questa pratica la mattina e a stomaco vuoto. Bene, cominciamo prendendo una posizione seduta, comoda, sopra un cuscino o un supporto che desideri o a terra, allungando bene la schiena verso l'alto e chiudendo gli occhi. Cominciamo ad ascoltare le sensazioni che arrivano dal corpo appena sveglio. Quella sensazione magari di stanchezza negli occhi o nella schiena. Quella sensazione di essere ancora un po' a letto. Non essersi svegliati del tutto. Prova ad andare a individuare, a percepire i punti tesi, i punti che trovi ancora da smollare, sbloccare. Comincia a sintonizzarti sul tuo respiro, percepisci l'aria che entra ed esce dalle narici. Prova a percepire anche il ritmo del tuo cuore. E quei movimenti dei muscoli della respirazione, del torace. E lentamente, quando sei pronto e sei pronta, apriamo gli occhi. Puoi anche rimanere con gli occhi chiusi se desideri. Da qua andiamo a prendere Surya Bedana, andiamo a portare dito medio e indice della mano destra tra le sopracciglia e andremo a eseguire una respirazione a narici alterne, inspirando sempre dalla narice destra. Quindi vi mostro per la prima volta, andrò a chiudere la narice sinistra, inspiro dalla narice destra, chiudo la narice destra, espiro dalla narice sinistra, poi cambierò ed inspiro di nuovo dalla narice destra. Faremo circa 10 cicli. In ogni caso, prendi il tuo tempo, indicherò io quando sarà il termine dell'esercizio. Quindi portiamo il dito medio e indice della mano destra tra le sopracciglia, chiudiamo di nuovo gli occhi e quando sei pronto cominci chiudendo la narice destra. Inspiro solo dalla narice destra. Quindi chiudo la narice sinistra. Cerca respiri profondi, ma senza forzare la respirazione. Respiri fluidi e morbidi.
Porta pure a termine il tuo pranayama, rilassando la mano sul ginocchio o sulle cosce e ascoltando gli effetti di questa pratica sul corpo, sulla mente. E andiamo lentamente ad aprire gli occhi. Cominciamo adesso a svegliare un po' il corpo, facendo delle rotazioni con la testa verso il basso, soltanto una mezza rotazione verso il basso, inclinando a lato e poi ritornando di nuovo verso il basso. Prova a coordinare anche la respirazione. Quando inclino a lato inspiro, quando scendo porto il mento al petto e espiro. E andiamo avanti così, inspiro. Ed espiro. Un po' di volte ancora, sempre lentamente, andando a percepire ogni allungamento di ogni muscolo, ogni tensione che vado a sciogliere. Completiamo l'ultima rotazione e ci portiamo con la testa dritta. Dobbiamo risvegliare le spalle, ruotando bene indietro, 3-4 volte, e poi in avanti. Bene, ci portiamo sui 4 punti. Bene, portiamo le mani a terra sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche. Cerchiamo di tenere bene le dita delle mani aperte. E da qua andiamo a fare una serie di gatto mucca. Inspiro, punto i piedi, apro il petto verso l'alto, coccige verso l'alto. Espirando, mento al petto, curvo bene acci la schiena, dorso dei piedi a terra. Punto i piedi, inspiro, vado nella mucca. Espiro, dorso dei piedi a terra. Gatto. E l'ultimo, inspiro, apro, espiro, mento al petto. Ritorno in una posizione neutra con la schiena, apro leggermente le mani, le porto leggermente in avanti rispetto alle mie spalle, punto i piedi e vado nel cane in giù. Entriamo con calma nella posizione. Andiamo a piegare e a stendere le gambe una alla volta, come se stessimo camminando sul posto. Lascia del tempo al tuo corpo per entrare nella forma, fare propria questa posizione. Ascolta bene i tuoi appoggi, i supporti che hai a terra, mani e piedi. Continua a respirare. Prova a percepire anche i muscoli delle braccia, che forti respingono via il pavimento, i glutei che allungano verso il cielo. E piano piano andiamo a portare lentamente il piede destro tra le mani. Rimaniamo con i polpastrelli delle mani a terra. Se questa posizione è molto intensa, posso appoggiare il ginocchio dietro a terra. Oppure andare a prendere dei blocchi su cui appoggiare le nostre mani. Decidi come vuoi modificare la posizione in base a come ti senti stamattina, come si sente il tuo corpo oggi, che non è detto che sia uguale a ieri, ogni giorno è diverso. Allunga bene la schiena, apri il petto, guarda leggermente in avanti. Continua a respirare e se hai il ginocchio sinistro sollevato da terra, prova a sentire il tallone sinistro che allunga, si allontana da te. Molto bene, appoggiamo adesso bene le mani a terra, sollevo il bacino, distendo la gamba destra quanto riesco, sollevo il tallone, il piede destro. Se ho il tallone, il ginocchio sinistro a terra, posso andare a spostare il bacino indietro e quindi fare la stessa cosa,
ma con il ginocchio a terra. Se invece sono sollevata, le gambe saranno tese. In entrambi i casi vado ad allungare bene la schiena e rilassare la testa, bella pesante. Prova a percepire la gravità che spinge verso terra la testa. Molto bene, ripiego la gamba destra, mani bene piatte a terra e vado a scivolare con il piede destro indietro e mi riporto nel cane in giù. Prendiamo un altro paio di respiri qua. Esegui pure i movimenti di cui senti il bisogno nel cane in giù, il bacino delle gambe, delle braccia o le spalle. E la prossima ispirazione ci porta il piede sinistro tra le mani. Affondo con il bacino a terra, ginocchio destro sollevato o appoggiato a terra. Allungo la schiena, guardo in avanti. Ricorda sempre che puoi usare dei supporti al di sotto delle tue mani se fai fatica a raggiungere il pavimento. Continua a sentire bene il respiro che fluisce morbido nel corpo, rilassa le spalle e se hai il ginocchio destro sollevato, prova a sentire il tallone destro che si allontana da te. Molto bene, appoggio bene le mani a terra, sollevo o sui supporti, possono rimanere sui supporti, distendo la gamba sinistra, fletto il piede sinistro. Il ginocchio destro può essere ancora a terra. Rilasso bene il busto e la testa, bene pesante. E da qua ripiego la gamba sinistra, mani bene piatte a terra, scivolo con il piede sinistro indietro e ritorno nel cane in giù. Un altro paio di respirazioni qua. Bene, nella prossima ispirazione mi porto nella panca, abbasso bene il bacino, sistemo bene i piedi, spalle al di sopra delle mie mani. Posso rimanere qui oppure appoggiare le ginocchia a terra. Respira, ancora un respiro. Espirando, slitto con il busto in avanti, chaturanga con o senza ginocchia a terra. Scendo in 3, 2, 1. Dorso dei piedi a terra, tre cobra. Inspiro, magari comincio con un baby cobra, piccolino. Prendo il petto in avanti, sento la coda dentro, il dorso dei piedi che preme a terra, i gomiti che premono verso la cassa toracica. E la prossima espirazione, portiamo la fronte a terra. E ancora, inspira, portati nel cobra. L'altezza del busto dipende proprio da te, cerca di non sentire compressione lombare. Se senti una compressione lombare, magari sei salito o salita troppo in alto. Inspira ed espirando, torniamo di nuovo giù. Mi raccomando di attivare bene i muscoli delle gambe, coda dentro e attiviamo i glutei. Prossimo, ispirazione, andiamo ancora nel cobra. Inspiro, gomiti bene piegati all'indietro, usa bene le mani per spingere a terra. E la prossima espirazione mi sollevo con il busto, col bacino, mi siedo sui talloni, fronte a terra. Le braccia possono stare al di sopra della testa oppure lungo il corpo, dietro. Portiamo ora il respiro a livello della schiena.
e dei lati del corpo. Bene in profondità. Bene, ora avviciniamo le mani alle spalle, le porto a terra e aiutandomi con le mani srotolo la schiena e mi porto con il busto su. Una respirazione qua ed espirando mi siedo su un fianco, allungo le gambe in avanti, mi vado a sedere al centro del tappetino in una posizione seduta. Può essere a gambe crociate, potete rimanere anche in ginocchio. Vado a posizionare il mio blocco sotto il bacino perché mi rende la posizione più comoda, però questo è molto personale. Andiamo ad eseguire adesso l'ultimo pranayama della pratica, Kapalabhati. È una respirazione che può andare a smuovere molto, molto ossigeno, quindi può arrivare molto ossigeno al cervello. Ricordo di eseguirla, soprattutto questa a stomaco vuoto. È una respirazione diaframmatica, quindi dal naso, quindi andremo durante l'inspirazione a riempire e a espandere l'addome e durante l'espirazione ci sarà una contrazione in questo modo forzata dell'addome. Faremo dai 20 ai 30 cicli, cerca di seguire la tua velocità. Se la mia velocità risulta troppo, decelera o fermati in ogni momento. L'ultima respirazione sarà per svuotare completamente i polmoni, quindi andremo proprio a espirare, svuotare, svuotare, svuotare e poi recuperare una respirazione spontanea. Non ti preoccupare se arriva qualche vertigine, è normale, ti puoi fermare oppure aspettare che passi. Comunque sei seduto, quindi non succede niente. Chiudiamo gli occhi. Prima di cominciare con il prossimo pranayama, andiamo un attimo ad ascoltare come si sente ora il corpo rispetto all'inizio della pratica. Scopriamo le differenze, scopriamo le tensioni, se si sono sciolte, quel punto che hai trovato teso all'inizio o addormentato, se si è attivato, se era addormentato o si è sciolto dai blocchi che ha accumulato durante la notte. E cominciamo, inspiriamo dal naso e espandiamo bene l'addome. L'ultimo svuota dei polmoni e recuperiamo. Se stai facendo una pratica attorno degli animali, possono agitarsi un po' perché sentono questo smuovere di energia forte con questo pranayama. È possibile sentire dei formicolii, è possibile sentire delle vertigini. Aspetta ancora un attimo che passino. Non forzare il tuo respiro. Ma ascolta tutte le sensazioni che arrivano dal tuo corpo. Prendiamo ancora del tempo prima di aprire gli occhi, prima di concludere la nostra pratica, per andare a percepire le sensazioni del nostro corpo.
Portiamo ora le mani unite davanti al petto. Incliniamo leggermente la testa in avanti. E andiamo a concludere la pratica con un bel respiro profondo, inspirando dal naso. Trattengo qualche istante il respiro a polmoni pieni. Ed espiro dalla bocca. Apro lentamente gli occhi. La pratica è finita. Namaste. Grazie mille per aver partecipato a questa pratica. Se ti è piaciuta, lasciami un like o commenta qua sotto magari la tua esperienza con l'autunno, come ti stai sentendo, se questa pratica può essere d'aiuto. Ti consiglio di ripeterla magari tutte le volte che ti senti un po' pigro, un po' in disequilibrio con l'ambiente esterno e anche un po' stanco, può darti una bella carica di energia per cominciare la giornata. Ti ricordo anche di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e di attivare la campanellina delle notifiche. Ci vediamo al prossimo video. Namaste.